Snailand, Mano di Lumaca, era un bravissimo chitarrista blues, ma aveva un grande problema. Aveva soltanto due dita nella mano sinistra, il dito indice e il dito medio. Ognuno di noi, soprattutto nella creatività, può superare i limiti, che spesso sono soltanto mentali. Tutti i limiti possono essere superati. Io nel mio piccolo ho scritto una canzone, che si chiama Non uccidere John Lennon, e l'ho scritta usando proprio il metodo Snailand, Mano di Lumaca. Sorprenditi, vola un passerotto rosso, e accanto a me si è seduto un mezzo pazzo che parla, parla, parla più non posso, ma che cosa fa? Ha un libro in mano, è un disco nuovo, con la faccia di John Yoko, John Yoko, oh, John Yoko, John Yoko, oh. Ragazzino senza cuore, non distruggere l'amore, non uccidere John Lennon, oh, oh. Ragazzino senza cuore, senza patria né colore, non uccidere John Lennon, 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 non uccidere John Lennon.